Siamo già all'8 dicembre, buona festa dell'Immacolata a tutti, è tempo di nuovi format. Benvenuti nel primissimo appuntamento di questo nuovo format che è I preferiti di Joe, un format nel quale io, tematizzando in base al periodo, in base al mio gusto personale anche, vi dirò quali sono le mie cose preferite in quell'anno. Fatemi sapere quali ambiti vi piacerebbe sapere, quali sono le mie cose preferite, ambiti astratti, materiali e via dicendo, e poi io vi elencherò mano a mano, episodio per episodio, tutte le mie cose preferite della vita. Il tema ovviamente di questo appuntamento, questo primo appuntamento, è il Natale, è tutto tematizzato a tema Natale questo avvento di Joe e quindi vi elencherò le mie 5 cose preferite del Natale. La prima cosa che adoro tantissimo del Natale è la famiglia, quindi è uno di quei momenti, rari momenti, nel quale tutta la famiglia è riunita. Sono cose magari legate a piccole azioni, piccoli gesti, piccole tradizioni che comunque ci sono sempre, in qualche modo ci sono sempre. È un momento nel quale la famiglia, come magari la domenica di tradizione, si riunisce per mangiare, per stare insieme. Però è difficile che ci siano così tante occasioni per stare insieme così a lungo e facendo così tante cose insieme che ci accomunano e ci fanno tanto piacere, ecco. Questa cosa dello stare tutti insieme, fare cose insieme, avere ognuno il suo piccolo compito per rendere questa festa più magica che mai. La seconda cosa che si lega un po' alla prima, che adoro del Natale, sono le tradizioni. Ognuno di noi ha le sue particolari, personali tradizioni di questa festa. Personalmente, quando ero a casa con i miei, avevo delle tradizioni in comune, ovviamente con loro, e alcune, e le mie personali, diciamo, passavano in secondo piano. Ma ho sviluppato, da quando vivo da sola, delle personalissime tradizioni. La cena che viene organizzata giorni prima e poi la sera della cena io come tradizione porto sempre i miei biscotti di Natale. Se volete la ricetta la trovate qua sopra. Faccio sempre una quantità esorbitante di biscotti. Io sono l'addetta ai biscotti, questo è sempre stato così. Quando ero a casa ero anche l'addetta al presepe, ma attualmente, non vivendo con la mia famiglia, il presepe in casa mia non c'è perché sennò le mie gatte impazziscono a mangiarsi le statuine probabilmente. Quindi ho deciso di non farlo. Un'altra tradizione che ho è sicuramente quella la mattina di Natale di aprire i regali a turno, quindi non esiste che si aprono tutti i regali insieme. C'è un momento per ogni regalo, un momento per ogni persona. Una tradizione a cui non posso rinunciare sono le cose che danno in TV, quindi la sera della vigilia alle 7, intorno alle 7 danno sempre il Grinch e io devo vedere assolutamente il Grinch prima di cena, mentre aiuto mia mamma a fare i ravioli, gli antipasti e via dicendo. Un'altra tradizione che abbiamo così, perché in realtà è successo una volta, poi tutti gli anni facciamo la stessa cosa, è vedere sulla Rai il Festival del Circo di Monte Carlo, sempre la sera della vigilia. Invece la mattina di Natale andiamo sempre a vedere il piccolo coro dell'Antoniano che canta le canzoni dell'anno, insomma, è sempre una tradizione vera e propria, mentre si beve la cioccolata e si mangia il panettone tostato con sopra la panna. Bellissimo. Parlando invece di non tanto di tradizioni, ma di una cosa che mi dà tantissima gioia, proprio a livello di cuore, ecco, sono gli addobbi natalizi. E questo parlando in senso ampio, quindi sia quelli che faccio io, e quest'anno mi sto organizzando per fare dei decori decenti in casa mia, sia quando vado a casa d'altri, sia quando vedo le foto su Instagram, sia quando vado nei negozi e vedo tutte le cose a tema natalizio, insomma, mi vengono gli occhi a cuoricino solo al pensarci. Agli addobbi natalizi mi danno proprio tanta gioia anche vedere gli alberi di Natale, quelli grossi, le luminarie in città. Insomma, tutte queste cose mi danno veramente tanta gioia ed emozione e è una cosa veramente magica. Punto numero 4, direi che qua non c'è molto da aggiungere, i regali. Penso che tutti amiamo ricevere regali per Natale, anche i più umili e modesti sicuramente apprezzano un piccolo pensiero per Natale, soprattutto se ricevuto da persone che ti conoscono e che sai che ti vogliono bene. Io sono una di quelle persone a cui basta veramente il pensiero, perché preferisco un regalo fatto col cuore che un regalo fatto così tanto per. Però se c'è una cosa
che mi piace proprio ricevere magari delle belle lettere piuttosto che dei regalini fatti in casa, oppure quella cosa che sa la persona X che io desidero tanto tanto. Ma allo stesso modo mi piace tantissimo fare regali. Prima di Natale c'è sempre questo periodo nel quale, così come c'è il momento in cui faccio i pacchetti, chiaramente prima c'è il momento in cui mi penso ogni regalo, faccio una lista delle persone a cui voglio fare il regalo e poi mi metto lì, penso, vado in giro a cercarli. C'è questo momento dello shopping natalizio che mi piace tantissimo, è proprio un'occasione nel quale io mi sento giustificata a fare dei regali. In generale fare regali è una cosa che mi piace molto, ma a Natale c'è tutto un sapore più magico, appunto. Numero 5, ultimo punto, le vacanze, alias prendermi del tempo per me. Il giorno di Natale, il giorno della vigilia, ma in generale le vacanze di Natale costituiscono uno di quei due momenti dell'anno per me nel quale non devo pensare al lavoro. È una cosa bellissima il fatto che non devo rincorrere niente e nessuno, nessun dovere, devo solo pensare a me, al mio riposo, a godermi appunto le vacanze, a dedicarmi ai miei hobby, senza la pressione di hai questo tempo limitato per dedicarti ai tuoi hobby perché poi devi lavorare. È una cosa bellissima che io non posso fare sempre, quindi è una cosa a cui tengo molto del periodo natalizio. Per riassumere un po' questi 5 punti, c'è una cosa che mi piace tantissimo del Natale e che appunto accomuna tutti i punti che ho già elencato, che è la magia. La magia del Natale sembra una cosa tanto scontata, tanto favolesca, fiabesca, ma in realtà esiste ed è una magia che è fatta di emozioni, è fatta di famiglia, di affetti, regali fatti col cuore, appunto, di addobbi colorati, di pensieri belli, insomma, la magia del Natale è la cosa che preferisco in assoluto, che racchiude tutte le altre. Il Natale, appunto, è una delle mie feste preferite, se non la mia festa preferita, forse dopo il compleanno. Queste erano le mie cose preferite del Natale. Quali sono le vostre? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere cosa vorreste sapere delle mie cose preferite nei prossimi appuntamenti e con quale cadenza vorreste questo format sul canale. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che queste cose preferite possano far gioire appunto i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani, appunto, con un nuovo video per questo avvento di Gio solo su Giocate Bookswriter. Un bacione, ciao ciao!